Giuliano Pisapia è il leader, vedete, lo dice la bella Laura Boldrini, vedete cari amici, questo è il Corriere della Sera di venerdì 4 agosto 2017, guardate, le parole di Laura Boldrini, ora discontinuità con le scelte del PD, Giuliano è il leader. Assurdo boicottarlo. Vedete quanto è bella Laura Boldrini? Guardate che bella. È la regina della Camera dei Deputati, tanto bella. Perché Giuliano Pisapia, per chi non lo sapesse, è questo simpatico signore che ha la mano sulla bocca. Vedete? Giuliano Pisapia. E sotto c'è Roberto Speranza. Allora, il fatto è... Io ho presentato Laura Boldrini, Giuliano Pisapia, Roberto Speranza, ora presento me. Io sono questo qua invece, la mia storia della filosofia un po' stoica, un po' cinica, e poi questo mio pamphlet storico, antropologico, etnologico, From Matriarchi to Patriarchi. Bene, fatte le presentazioni, parliamo un po' di Giuliano Pisapia. Giuliano Pisapia ha sempre militato all'estrema sinistra, è stato anche un ottimo sindaco di Milano. Poi però, conclusosi il suo mandato a Milano, dove era leader, era il sindaco, è rimasto affascinato dal ruolo di leader. Conclusosi il suo mandato di sindaco a Milano, dove è stato un leader, lui è rimasto affascinato dalla funzione di leader e non se l'è più sentita di rientrare nei ranghi dei politici qualsiasi, i politici qualsiasi, e per cui ha deciso di restare sempre in politica, ma ovviamente di fare un suo partito, perché Giuliano e Pisapia è rimasto folgorato da Matteo Renzi, come San Paolo rimase folgorato da Dio sulla strada di Damasco, San Paolo, così Giuliano Pisapia è rimasto folgorato da Matteo Renzi, dalla leadership di Matteo Renzi, tant'è vero che Giuliano Pisapia al famoso referendum del 4 dicembre dell'anno scorso, 4 dicembre 2016, ha votato sì, come Matteo Renzi e come la bella Maria Elena Boschi, che egli ha pubblicamente abbracciato recentemente, e ha fatto bene ad abbracciarla. E il fatto sta che egli ha votato sì come Matteo Renzi, però vuole essere il leader di un nuovo partito che riunisca tutti i cespugli all'estrema sinistra, vuole essere il leader, e lo dice anche, vedete, Laura Boldrini, guardate quanto è bella Laura Boldrini, guardatela un po', che bella che è, guardate che meraviglia, vedete? Che succede? Che Giuliano Pisapia ha votato sì, al referendum di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, però vuol diventare il leader a sinistra del PD di tutti coloro che hanno votato no, cioè Roberto Speranza, Bezzani, il celeberrimo D'Alema, e D'Alema non ha voluto stare sotto Matteo Renzi, ma adesso dovrebbe stare sotto Giuliano Pisapia, il quale al referendum del 4 dicembre 2016 ha votato sì, come Matteo Renzi e Marina Boschi. Invece D'Alema era il capo dell'esercito del no. Vedete, cari amici, questo video lo potevo... intitolare Fenomenologia di Giuliano Pisapia, così come Umberto Eco scrisse un celeberrimo pamphlet intitolato Fenomenologia di Mike Bongiorno. Ecco cari amici,
per cui Roberto Speranza, il famoso D'Alema, Bersani e tutti gli altri che stanno a sinistra del PD, che sono usciti dal PD per non stare sotto Matteo Renzi, adesso si troveranno a stare sotto Giuliano Pisapia, che al referendum del 4 dicembre 2016 ha votato sì, come Matteo Renzi e la bella Maria Elena Boschi. Per chi non lo sapesse, Giuliano Pisapia è questo signore qua in alto, vedete, e sotto di lui c'è Roberto Speranza, che è un altro che non voleva stare sotto Matteo Renzi, perché anche Roberto Speranza ha votato no Roberto Speranza. Adesso forse va a mettersi sotto Giuliano Pisapia, che ha votato sì. Queste sono le situazioni della vita. Gesù diceva: chi ha orecchie per intendere, intenda. Per chi mi conosce bene, per chi non mi conosce, io sono questo qua. Questa è la mia filosofia un po' stoica, un po' cinica, e questo è il mio celebre pamphlet, che nella sua bella versione in lingua inglese sta in tutto il mondo, sulla grande piattaforma mondiale della mela, la Apple, Apple. Vi lascio con l'immagine di Laura Boldrini, che per me è tanto, 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 tanto bella. A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.